Benvenuti a tutti. Nuova puntata di How Not to Get Rich con Francesca Cassano. Benvenuta, Francesca. Grazie dell'invito e sono molto felice di parlare di questo argomento con te, Massimo e. Grazie mille anzi per la disponibilità, visto che ti ho importunata mentre sei all'altro capo del mondo, perché tu in questo momento sei a, Brasi eh, a Brasile in Brasile, giusto? In Brasile, giusto. Fantastico, ecco. cerco di stare di stare, diciamo, un po' eh, tu, sei, sei già molto diciamo, un, un po' noto ai nostri ehm, ehm, telespettatori che hai fatto anche dei video con Michele su Twitch. Se vuoi dire giusto una parola di autopresentazione e poi ci tuffiamo nel Tema di come non si diventa ricchi. Sì, sono un economista. Ho studiato in Italia fino alla laurea e poi ho deciso di andare via dall'Italia perché non mi piaceva lavorare in un paese, non mi piacevano le prospettive di lavorare in un paese dove si doveva fare sempre uso di networking di conoscenze, eccetera. E mi sembrava anche di aver bisogno di studiare altro, quindi sono andata a fare un master alla a Londra e poi ho studiato per il mio PhD, ho lavorato su fusioni e acquisizioni di impresa, e poi sono finita a fare un lavoro dopo un breve intervallo in cui ho fatto due bambini bellissimi, eh, sono finita a lavorare alla Banca Europea di Costruzione e Sviluppo, dove ho lavorato fino a circa 12 anni fa. E, ero senior economist, facevo molte cose, una specie di giocoliere, quindi andavo da rischio paese, previsioni, ehm, policy dialogue con i governi dei paesi su cui lavoravo. E poi mi sono specializzata in microfinanza, quindi tutti i vari aspetti della microfinanza. e Negli ultimi anni in cui ho lavorato lì, facevo anche esperimenti per vedere cosa funzionasse o meno di, del tipo di credito che facevamo a persone estremamente povere, cosa riusciva a tirarle fuori dalla povertà e cosa no. Quindi diciamo un lavoro molto interessante e vario. Fantastico. Eccomi guarda, hai detto già un sacco di cose che stimolano domande e magari poi mi auguro, senza romperti le scatole quando sei dall'altra parte del mondo, visto che penso che tradizionalmente siamo un po' più vicini, magari ti importunerò più avanti, ma mi dicevi che il titolo di questa rubrica, come non si diventa ricchi, o not to get rich, ti stava già stimolando qualche cosa anche con dei dati. Che cosa ci vuoi dire a questo proposito? Ecco, allora, partiamo dal presupposto che abbiamo davanti, allora io non so quanti anni hai tu, okay? io sono millennial, sono nata nel 60 e quindi mi ritengo tra, in quella, tra le persone di quella generazione che sono fortunate perché hanno eh, effettivamente in media eh, superato in termini di ricchezza i propri genitori e hanno affrontato gli studi e il mondo del lavoro con la speranza. Abbastanza concreta, che se si impegnavano abbastanza <ride> avrebbero avuto successo. Le ultime generazioni, diciamo, sono nate in un periodo un po' difficile, per cui eh, alcuni si sono trovati, diciamo, i millennials si sono trovati davanti. Adesso parlo per esempio, dei miei figli. Mh, mio figlio ha finito di studiare eh, di, di, all'università in un periodo in cui c'era una crisi. È terribile, è una crisi economica in cui non avrebbe in effetti avuto successo a trovare lavoro e ha deciso di fare un master, impiegare quel, quell'anno in più per fare un master in finanza e l'anno successivo le cose non erano molto migliori, ma è riuscito ad avere delle offerte, quindi è entrato subito nel mercato del lavoro. Questo era in Inghilterra, non so dire in Italia che prospettive avrebbe potuto avere all'epoca. Eh, so che ci sono grandi differenze regionali anche di diciamo mh, a seconda del tipo di studio del tipo di carriera che si fa mh, ma penso che le prospettive siano sempre state inferiori ai paesi anglosassoni questo rispetto le generazioni ancora più più giovani, diciamo la generazione Z come viene chiamata, questi che sono nati nel, dal 95 al 2012, mi sembra, e eh, si sono trovati ad affrontare il mercato del lavoro durante il covid, o dopo il covid, per cui mh, sono ancora diciamo più sfortunati perché, oltre al, diciamo, al fatto che dalla crisi economica precedente non si erano ripresi si sono trovati ad affrontare un mondo completamente diverso, quindi diciamo delle prospettive uscendo dal Covid in cui il tasso di disoccupazione sarebbe stato più alto, le, le prospettive di guadagno più basse. E questa, è la cosa interessante è che ho trovato uno studio dell'Università di Cambridge che calcola i rendimenti del portafoglio rendimenti medi ovviamente in, in Inghilterra del portafoglio dei millennials e della generazione successiva la generazione X ehm, scusa ebbene, generazione X e la successiva dei millennials e questo portafoglio rendeva tra il 5% su azioni e 3,5% su obbligazioni in media annua eh, nella vita di, di queste persone eh, hanno poi fatto delle stime su quali eh, valori eh, equivalenti ci sarebbero stati nel portafoglio delle generazioni successive, quindi della generazione Z, e purtroppo sono molto molto più bassi, quindi sono mh, tra il 2 e il 3% per un portafoglio misto di azioni e obbligazioni. Ecco. Ovviamente con diciamo, tante ipotesi, eccetera, non stiamo diciamo, a sciarinare eh, i dati in questo momento, però diciamo che le prospettive non sono affatto simili o migliori. Per cui riconosciamo quello di cui adesso si parla anche sui social, questo senso di angoscia. Eh, che purtroppo si trovano ad affrontare le generazioni più giovani della nostra l'ingresso nel mercato del lavoro le prospettive eccetera e, e ci sono tanti intanto secondo me hai toccato un tasso molto uh, interessante io ti confermo che diciamo anch'io sono uh, diciamo nel lato del, dei fortunati che diciamo ringraziando Dio mh, si trova meglio dei propri genitori però Confermo che sono abbastanza circondato e vedo insomma, dai miei io dicevo 46, ma anche poi più giovani sono circondato da gente che eh, in realtà molte persone delle persone che io conosco eh, non sta meglio dei propri genitori. E io ti, ti faccio questo e, e ti lancio poi anche un amo di domanda perché parlavi di portafogli finanziari. Io ho visto che questo discorso anche periodicamente sull'Economist fanno un po' le. E i confronti tra le varie generazioni e effettivamente viene fuori che da un certo punto di vista i baby boomer magari a una certa età avevano una ricchezza che eh, diverse delle generazioni successive si diciamo si uh, in qualche modo si possono sognare perché non c'ha quindi io vedo due cose e ti lancio la parola magari su, sul lato dell'educazione finanziaria perché sicuramente eh, cioè quando noi andiamo avanti se passiamo dal contadino alla città eccetera io dico mio padre era del 1980 36 e, e lui mi racconta. Veniva, diciamo, da, da, da un mondo abbastanza rurale, eccetera. Lui ha studiato, è diventato professore, è diventato preside, e lui è, è cresciuto in quell'Italia dove tu studiavi e miglioravi la tua posizione sociale. Mi diceva, tu il pubblico, ed è un mondo che lui mi ha raccontato, ma già. Il mio mondo era una roba completamente diversa, cioè col cavolo che fa il concorso pubblico. C'erano diciamo, milioni di persone, c'erano i politici che si vendevano i posti di lavoro. E, e, e quindi ti dico: secondo me, a un certo punto c'è un fenomeno chiaramente demografico strutturale. Per cui, man mano che il paese diventa più ricco, è, è, diciamo, è meno facile per le nuove generazioni essere diciamo posizionate meglio rispetto alle precedenti. E qui, secondo me, e mi dicevi di aver visto anche un po' i piedi, ci metterei un gap. E come sai, noi, io in particolare, ma anche noi di Oltre abbiamo un po' a cuore il tema dell'educazione finanziaria. L'altra cosa che vedo è che sicuramente le nuove generazioni sono eh, più sfortunate perché hanno lavori pagati peggio, entrano più tardi, hanno lavori più precari, quindi hanno difficoltà strutturali, però hanno anche una gestione della finanza personale molto meno attenta. Cioè l'idea di dire il consumo, cioè io. Quando ho cominciato a lavorare eh, 24-25 anni fa, io mi sono fatto il primo, che ne so, il mio primo piano di accumulo cioè Mi hanno tirato su con l'idea che uno si sì, vive, fa le sue cose senza, diciamo, privazioni, però deve mettere un po' da parte delle cose. Cosa che secondo me uno che oggi ha 20-25 anni non mi sembra che abbia questo messaggio, dice, ma ah, io devo risparmiare, ma perché? Quindi, in realtà, secondo me ci può essere un gap anche di educazione finanziaria e di come posso dire educazione al risparmio che per cercare magari di colmare quello che è, diciamo poi un po il limite strutturale al fatto che giustamente i, i, le, le nuove generazioni guadagnano di meno sono in un mondo più complicato altre cose tu come la vedi allora mi hai fatto ricordare la mia prima lezione di microeconomia nel master spiegavano il professore spiegava il modello di risparmio eh, quindi l'evoluzione della ricchezza individuale eh, durante la vita di una persona. E vivi questa situazione in cui in realtà si iniziava accumulando soldi per mettere il deposito per la prima casa, si comprava la prima casa, quindi diciamo i <ride> contanti in banca diminuivano e ci si trovava in una situazione di debito fino a quando Dopo 30 anni non veniva ripagato il mutuo sulla casa e la ricchezza continuava a salire fino alla fine. E io alzai la mano e dissi: Ma no, non è così perché, a un certo punto, quando si arriva verso i 45, 50, ci sono i figli che devono comprare casa, i genitori prendono un pezzo della loro ricchezza e la danno ai figli. E lui mi disse: Sei italiana? Sì perché il modello di risparmio italiano è completamente diverso dal modello di risparmio in altri paesi, perché c'è la banca di papà e mamma e questo cambia completamente la visione di quello che si deve fare. Diciamo, eh, l'equivalente, il, il ragazzo inglese va all'università fuori di casa, prende uno student loan, un prestito. Designato per gli studenti, quindi ha un bassissimo tasso di interesse che verrà ripagato in, in un lungo periodo e verrà ripagato soltanto da quando questa persona poi raggiunge un livello di reddito sopra un certo, una certa barriera. Quindi, se non riesci a raggiungere quel livello, lo, il prestito studentesco ti viene perdonato. Per cui, diciamo che i, i giovani vengono diventano uomini, diventano persone presto. I nostri giovani non diventano persone presto perché sanno che ci sono i genitori che contribuiscono all'avvio della loro vita, quindi raramente devono mettere da parte dei soldi per comprare casa perché c'è sempre qualcuno che li aiuta o pagando le rate del mutuo o dando un deposito e così via e questo distorce fondamentalmente quello che noi vediamo in Italia rispetto a quello che vediamo altrove, quindi se tu vai a vedere in Inghilterra e in America diciamo la spinta fortissima verso um, diciamo, l'imprenditorialità, la vedi soprattutto nelle generazioni più giovani che si rendono conto che non avendo eh, opportunità di lavoro perché il lavoro diciamo offerta di lavoro cioè, è scarsa, magari eh, guadagni prospettivi sono scarsi, vedi una spinta molto maggiore all'imprenditorialità, che in Italia non c'è. Un po' puoi dire ci sono tutti gli altri motivi, le ali vengono tarpate da una burocrazia eccessiva, da mancanza di finanziamento, fintech, purtroppo quelle che c'erano stanno scomparendo, quindi... Abbiamo una situazione abbastanza grave, mentre negli altri paesi, diciamo, questi dopo il COVID si sono trovati ad avere davanti fintech che li aiutavano a entrare, diciamo, nel mercato dell'imprenditoria. Quindi, prestiti mh, concessi con grande facilità, eh, anche pic piccoli prestiti per iniziare una nuova attività, eh, aiuto fondamentale dal governo. In Inghilterra esiste. Esistono delle chatbot che si chiamano, mi sembra una Cleo e l'altra Plum, che ti aiutano a risparmiare. Mm -hmm. Quindi tu gli dai una lista di cose che hai speso nell'ultima settimana e iniziano a dirti "Il caffè non lo devi comprare da Starbucks, anche se è fico girare con la, la tazza del caffè firmata Starbucks, tu il caffè eh, il cibo te lo prepari da casa e te lo porti al lavoro, non compri il sandwich" e alla fine della settimana ti dice quanto hai risparmiato e quei soldi che hai risparmiato li puoi mettere in banca o li puoi mettere dove vuoi il problema più grave è queste persone dove vanno a mettere i soldi e ci sono molti diciamo, molti, ehm, molti bisogni quando diciamo si è giovani il bisogno principale pare essere quello di mettere soldi giù per comprare una casa, quindi l'acquisto della prima casa, per fortuna molti riconoscono la necessità di investire per una pensione futura perché sanno che pensione ne avranno ben poca. E poi vengono risparmio per automobili, risparmio per vacanze, eccetera. Io vedo che vabbè, in Italia questo è diverso perché abbiamo detto che la, per la casa vengono aiutati, ma quello che manca e Mi sorprende tanto che questa cosa non sia insegnata a scuola. Perché qui tu stai parlando di educazione finanziaria per gente che è già fuori dalla scuola, è già diciamo, nel mercato del lavoro e deve decidere cosa fare. Ma a scuola l'interesse composto lo insegnano in Italia, io non lo so perché. Forse la ragione. Il punto più importante è che prima inizi ad investire per la pensione, prima inizi a mettere i soldini da parte, anche pochi, e le, diciamo, le meraviglie dell'interesse composto dovrebbero, dovrebbero essere spiegate ai giovani, in modo che all'inizio sì, risparmi per la casa o risparmi per le vacanze o, o per, eh, per comprarti un'automobile, ma allo stesso tempo devi regolarmente mettere da parte soldi per la tua pensione perché pensione non ce ne sarà le tasse saranno sempre più alte per ripagare i, i debiti pubblici che diciamo sono accumulati in tutti i paesi e quindi eh, diciamo che si arriva tardi si arriva tardi non è soltanto l'educazione finanziaria sofisticata di quale prodotto se Scegliere un ETF o un fondo gestito, come risparmiare non spendendo commissioni su fondi suggeriti dalla tua banca che ha un interesse di parte a venderti un certo fondo, eccetera. Ecco quindi questo che dici tu dell'educazione finanziaria è importantissimo. In Italia parrebbe meno importante perché c'è la banca di papà e mamma, ma questo non è vero perché la banca di papà e mamma ti causa un rilassamento del comportamento. Quindi su questo pensi... mi è fatto venire in mente due domande perché allora una io ci avevo pensato pure io sul discorso la banca di papà e mamma, però eh, forse diciamo di cioè Uh, sbilanciato dall'idea che, comunque, ripeto, mio padre era del 36, io sono il 77, cioè, quindi, comunque in due o tre persone, praticamente, io ho, ho visto probabilmente eh, quasi tre o quattro di generazioni senza perché, eh, diciamo, c'è stato un po' un po' dilatamento dei tempi. Facevo questo ragionamento e eh, io, diciamo, ho avuto anche insomma un po' la, la prospettiva, un po' più a retroso di dire che magari la banca di papà e mamma arriva, diciamo, in un momento in cui la società è già diventata un po' più ricca, perché il passo prima è che magari i genitori ti avrebbero voluto dare, ma i genitori non c'avevano niente, quindi ti sei dovuto costruire perché non quando ce l'hai, però ovviamente dai tanto, e io ho già visto quella fase in cui mi domando: ma i miei amici o anche qualche amico più giovane che la casa non riusciva a comprarsi da solo e gli hanno comprato i genitori. Poi vabbè, che adesso vivono di più. Cioè arriva un punto che quelli che hanno 20-25 anni, la cioè, banca di papà e mamma è finita perché se la sono mangiata, cioè o diventa la banca dei nonni, però i nonni adesso vivono tanto. A un certo punto, secondo me, dobbiamo arrivare al punto che... Finiti i soldi, bisognerà rimboccarsi le maniche perché noi, eh, le mamme, vorrebbero accompagnare i, i figli a fare gli esami all'università fino a che hanno 50 anni e fare le società. Però la realtà è che eh, mentre diciamo la, la mia, le certe nonne se lo possono permettere perché vengono da un'epoca più ricca, eh, diciamo le, le, le nonne più giovani sono quelle che sono state aiutate, che avevano loro la banca che a un certo punto non ce li hanno i soldi. Quindi eh, credo che eh, ritorniamo al punto in cui questi, da un lato, si dovranno, eh, diciamo, rimboccare le maniche, dall'altro sul discorso dell'educazione diciamo, finanziaria. Un'altra cosa su cui io faccio spesso, tra l'altro mi ha fatto venire in mente quando dici... Le banche ti suggeriscono, io ieri ho fatto un'oretta un di formazione a una casa farmaceutica all'interno del, del welfare aziendale e questi mi dicevano, ah ma a me dei fondi monetari non me ne parlava mai nessuno, ho detto, non ne parla... adesso i tassi salgono, non te ne parlava nessuno perché... A parte che prima rendevano poco, prima che salissero i tassi, magari, però dice, non ci guadagna niente la banca a venderti, non te li propongo, questa è la, la parentesi diciamo, di, eh, di cosa. Però l'aspetto la, la, secondo me divertente è che se guardiamo anche al fatto di come, e, e questo diventa gossip, ma tante persone, dai calciatori, anche agli attori, eccetera, in Italia, magari che hanno avuto una fase diciamo, di successo che non è stata molto lunga. Diventano poveri di come gente che magari ha ricevuto delle fortune, cioè ci sono i calciatori che magari guadagnano eh, milioni, ma anche degli attori comunque che hanno, cioè, hanno in mano quello che una persona normale guadagna in turno, c'erano i due o tre anni e poi gli sparisce perché l'amico gli fa aprire il ristorante, che poi fallisce e gli fanno comprare il casale in Toscana, che poi si rovina. E quindi anche questa cosa, qua mancanza di idee, dice com'è che questo, che se i soldi li avessero. Eh. T o se avesse messo sul fondo più stupido azionario Europa azionario mondo ci avrebbe adesso i soldi potrebbe vivere di rendita e ti trovi quando ah, vanno in televisione e dicono: Ah, sono rimasto senza soldi oppure sono inguaiato con la banca perché questi che hanno avuto fortuna, delle fortune in mano si cioè, cioè, gli si sono fumati beh, <ride> sono finiti nelle mani anche a molti di questi sono finiti nelle mani di imbroglioni, allora forse lo scandalo più grosso che tutti hanno in mente, quello di Madoff, mm. che è, è un puro, puro schema Ponzi, in cui prometteva a chi investiva nei suoi fondi dei ritorni spropositati che lui riusciva a ripagare all'inizio perché aveva una network fortissima in cui eh, riusciva a raccogliere sempre più investitori, quindi chi arrivava, il nuovo che arrivava investendo, non sapeva che i suoi soldi servivano a pagare i rendimenti promessi ai primi partecipanti allo schema. E a un certo punto, come tutti gli schemi Ponzi, questa cosa ha fatto puff, e hanno perso i risparmi di una vita anche persone che, insospettabili e eh, istituzioni finanziarie che avrebbero dovuto sapere che questo, diciamo, che non era, in inglese si dice non era kosher, eh, insomma, che non, non era una, una um, opportunità legittima di, di investimento. E questo, diciamo, fu il grosso. L'altro che mi ricordo, perché ci ho lavorato, lavoravo come economista sull'Albania fino al 97. Ah, non ho letto, se l'avevi detto. E eh, eh, lì arrivò, mh, in quel periodo arrivò la mafia, praticamente c'era no, quello che noi vedevamo come l'arrivo degli immigranti sui gommoni, in realtà gli immigranti era poca roba sotto le gambe dei, de, dei migranti sui gommoni, c'erano enormi ruote di autocarro piene piene di cocaina e altri tipi di droga, quindi c'era questo smercio di droga con grossi flussi di denaro in entrata e in uscita e questi, eh, diciamo questi gruppi di criminali proposero, crearono dei fondi in cui proponevano rendimenti del 50-60% e c'è gente che si è venduta a casa, cioè non solo i risparmi, ma hanno monetizzato tutto quello che, che avevano, che potevano monetizzare. E, e noi sapevamo che erano, che erano schemi ponsi, noi che lavoravamo nelle istituzioni internazionali, sapevamo chi era coinvolto e, ed era molto difficile spiegare agli albanesi, cioè quelli che lavoravano per noi lo sapevano perché gliel'avevamo spiegato bene, ma gli altri no. E ci fu dopo l'esplosione dopo del primo, il secondo, il terzo, ci fu la guerra civile perché questa gente perse. Tutto improvvisamente, nel giro di pochi mesi, e iniziarono, presero le armi dai depositi, iniziarono a sparare per strada. Insomma, fu una situazione molto, molto brutta. Ecco, diciamo che la fine di uno schema Ponzi non è mai un momento felice per nessuno. E poi se posso okay. dire, se qualcuno a scuola gli avesse insegnato che il rischio e il rendimento sono due grandezze che dovrebbe essere popolate una cosa che rende tantissimo e questo anche quelli che avevano i conti nelle crypto, cioè un oggetto che cioè, se se il titolo di Stato paga il 2% e questo signore li paga il 20%, ci sarà forse qualcosa di dire, forse questo oggetto o non è regolare o comunque potrebbe anche essere regolata ma include un qualche rischio che so come quei bond in valuta di quei paesi che tu dici ti, ti danno un rendimento astronomico perché poi la valuta si, si disintegra e, e vale niente però cioè, sono piccole cose bastava leggere Pinocchio con i zecchini nel, nel, nel campo dei miracoli no? Insomma, quindi... eh, io mi sono andata a guardare la percentuale per gruppi di età quindi per generazioni eh, dei detentori di criptovalute, e questa cosa è molto per me sconvolgente. Praticamente il 94% di chi aveva in mano le criptovalute erano persone tra i 18 e i 40 anni. Okay? I boomers avevano solo l'1,22%, questo quando è stato fatto questo studio, che penso sia 3-4 mesi fa, mm -hmm. prima. Prima del crollo significativo, la maggior parte era nelle mani dei millennials. Ma chi investiva di più era la generazione Z, i più giovani, quindi i più giovani, quei pochi soldi che avevano, li mettevano tutti in criptovalute. E questa è, diciamo, una cosa allucinante, perché conosco persone della mia età che hanno dato i loro risparmi ai figli per investire in criptovalute perché pensavano che i figli fossero improvvisamente diventati grandi imprenditori e avevano dei rendimenti assurdi. E... Mi ricordo, mi ricordo una, un podcast del Financial Times che diceva va bene lo volete fare, ok decidete quanto puntare come andare al casino. Quanto quanto vi costa questo biglietto per questa corsa sfrenata? C avete 10.000 da mettere dentro, mettete 10.000. Quando superate i 10.000 iniziate a tirare fuori quello che avete messo, e quindi il resto, il resto che verrà è un, è un bonus. Quello che invece mh, avete investito ve lo, ve lo siete ripreso. Quindi non riducete la possibilità di perdita. A me sembrava anche, diciamo, Ah, sembrava una forzatura. Io a chi mi ha chiesto ho sempre detto di no, sempre detto di no, perché non c'era nessun valore, il valore era solo nella mente di chi comprava e no, basta, basta un'altra. Io guarda, ci ho fatto anche una piccola battaglia sul blog conopoli 24 su 24. Ho fatto una piccola battaglia perché c'era una piattaforma di noi stiamo parlando di educazione eh, finanziaria, una piattaforma che eh, non so se tu hai mai visto, c'era un video di, di, di un popolare eh, autore che faceva art Attack comunque un personaggio famoso per i ragazzi che faceva queste cose bellissime sulla Rai, che era stato ingaggiato per raccontare le cripto ai giovani e c'è questa app nella quale tu, loro dicono di, danno l'idea di fare educazione finanziaria però dietro c'è una piattaforma che vende criptovalute, cioè voglio dire una cosa, veramente io mh, mh, cioè, cioè, ho anche fatto insomma, una, me una mezza discussione su questa cosa, però e tra l'altro mi, mi è fatto venire in mente e poi andiamo a chiudere perché ti ho rubato tanto tempo ma mi auguro di averti altre volte perché secondo me <ride> le chiacchierate vengono bene e io mi sto divertendo un sacco e, e ti dico, anche amici che in realtà eh, fanno, hanno, cioè, fanno anche un'attività un po' di trading e sono un pochino più scafati. Mi dicevano un'osservazione che secondo me psicologicamente è anche sensata: dice, supponi che tu oh, tutto sommato hai cognizione del rischio. Sai perché poi con tutte le bolle speculative ci sono quelli che dice vogliono prendermi. Cioè, tu vuoi prenderti il rischio, sai che è una cosa molto rischiosa, cioè ti puoi prendere il rischio eh, sapendo che puoi saltare. C'è cioè chi è che vedendo quell'affare crescere in quel modo, a un certo punto un trader normale, come hai detto tu, esce. Cioè dice: Io ho fatto 2, 3, 3, questa roba esploderà. Quelli che restano dentro in quella cosa finché esplode, cioè, ci sono per fede religiosa perché non hanno capito chi li ha creati, è sì. una minima nozione. Sì. Beh, allora ti dico questo: io, quando lavoravo, l'istituzione la, per cui lavoravo non mi forniva una pensione, ma c'era come un salvana, salvadanaio dove mettevamo dei soldi dentro, e per una parte di questo decidevamo noi come investirli. E, e poi alla fine, quando sono andata via, mi hanno dato una somma di denaro che io poi ho iniziato a investire per viverci. Cioè, quella è la mia pensione, nel senso che l'ho investita in azioni e obbligazioni e mi dà un certo rendimento. Quindi mi sono trovata improvvisamente a fare un lavoro che non era il mio lavoro. Sono un'economista, sono diciamo, stata tirata su bene sia all'università in Italia che che in Inghilterra, ma non, non era il mio lavoro. Quindi ho imparato, e ho imparato facendolo tante cose anche rispetto al mio carattere. Diciamo, inizi con grande cautela, non sapendo cosa fare, eh, scopri se sei un migliore acquirente o un migliore venditore, scopri quali sono le tue paure, e alla fine, dopo qualche anno, scopri come comandarle. Però per fare tutto questo ti serve una buona educazione cioè non, non puoi entrare a fare questo tipo di lavoro pensando che tutto andrà sempre bene, che non perderai niente, cioè il rischio c'è, c'è sempre, devi saperti muovere. Eh, mi ricordo che quando insomma qualche risparmio che mettevo da parte in Inghilterra compravo quelli che qui si chiamano gli ETF perché avevi in Inghilterra i tracker funds perché replicavano un certo mercato, una certa situazione automaticamente, quindi non dovevi pagare una commissione alta, pagavi una commissione minima. Esistevano anche tante altre strutture in cui tu potevi mettere soldi, un tot soldi, che adesso ci sono anche in Italia i peer, però noto con grande dispiacere quando parlo con i giovani che nessuno sa che cos'è un peer. È e a volte anche gli adulti mi dicono è che non, non, questa, questa cosa qui mi sconvolge perché c'è forse un unico strumento tax free che diciamo, è, è stato introdotto per stimolare il risparmio, il risparmio in, al di fuori del conto corrente bancario o dell'acquisto del mattone. E, Diciamo non c'è stata abbastanza educazione finanziaria per spingere le persone a eh, metterli, Al netto vabbè. diciamo degli, degli interessanti benefici eh, fiscali ci sarebbe da fare delle riflessioni anche sulla trasparenza e l'opacità, perché nel senso che tu sai che sta roba bisogno alcuni dei dubbi ci sono sicuramente prodotti molto interessanti però ci sono anche dei casi in cui tu dici che vai a investire su quando mi fanno l'idea dice tu canalizzi il risparmio verso l'economia italiana su aziende non quotate a me viene la pelle doca perché dico che ah, hai sì, sì, dubbi che sì. cosa fanno insomma di un SF ma invece c'era in una ISA che potevi investire fino a un certo livello poi dopo che sono andata via il governo ha introdotto una cosa che si chiama Lifetime ISA, praticamente è per i giovani che devono comprare la prima casa. Mm -hmm. Per ogni sterlina che metti dentro, lo Stato ti dà 25 centesimi. Quindi, batte qualsiasi strumento, qual qualsiasi forma di risparmio ci sia. Quindi, fino a 1000 sterline l'anno, lo Stato ti, ti dà un quarto di quello che tu investi. È, è notevole. Inizi a fare questa cosa quando sei giovane e ti trovi un bel gruzzoletto per poi mettere... Anche perché deposito. tu poi il quarto Sarca. che ti dà lo Stato lo, inve lo, investi, lo investi, cioè come dice, moltiplica il tuo investimento, quindi c'è cioè, voglia dire, meglio sì. di... Meglio. Sì, metti mille ti dà 2,50, insomma, non è male, come, anzi è proprio buono. ci fosse una cosa del genere in Italia, magari si ridurrebbe un attimo... La, la, il ricorso al papà e alla mamma, specie quando, come hai detto giu giustamente tu, i nonni di oggi sono un po' più poveri dei nonni della generazione precedente. Quindi, vogliamo trovare una nota triste: in Italia, eh, però, eh, no, si parla delle doti ai diciottenni, noi abbiamo una classe politica che ma, si immagina di dare quelle doti, no, no. ma, ma secondo me il famoso tasso di interesse composto. Io gli farei un esame quando si presentano alle elezioni prima chi vuole essere candidato mi dica che cosa è l'interesse composto guarda io <ride> insomma, vorrei approfittare un po' anche della tua esperienza e expertise perché c'era una cosa che io avevo studiato e, e mi, e mi, 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 face, mi ave, avevo trovato affascinante per quanto riguarda il microcredito e la microfinanza credo che fosse riferito all'India e avevo letto questa cosa poi mi direi tu ho letto una cavolata perché poi le cose qua arrivano le traducono e dice tu se hai anche una somma 50 dollari, una roba del genere dice, in India se la dai all'uomo prende i soldi e se li va a bere e, e muore. Cioè, se li dai vero. a una donna, lei compra una mucca, fa, cioè, ma non so se è una mucca, insomma, sì, cioè, praticamente sì. li dai alla donna. Non eh, è, è solo in India, è dappertutto e noi avevamo visto che c'erano delle situazioni in cui gli uomini mandavano avanti le donne a prendere i prestiti e poi se li facevano, si facevano dare i soldi e quindi poi venivano sprecati per cui lì abbiamo ristrutturato diciamo che la microfinanza come la facevamo noi della Bers poi insieme anche alla Banca Mondiale, a KFW, eccetera era a livelli altissimi mm, non abbiamo mai fatto prestiti di, di gruppo perché sapevamo che ci sarebbe stato poi una tendenza a comportamento collusivo del gruppo che poi successe con Grameen Bank. Mm. Eh, ti ricordi quel giornalista che fu decapitato nella guerra in Afghanistan? Mm. Mm. Sì. L'ultimo articolo che scrisse per il Wall Street Journal era proprio su Grameen Bank perché Grameen Bank all'epoca erano tre anni che non pubblicava i, i suoi dati di bilancio, quindi non si sapeva niente di come andava. E, e lui, investigando, che era un bravo giornalista investigativo, scoprì che eh, in India eh, si era arrivati al comportamento collusivo, quindi eh, Grameen dava il prestito al villaggio originariamente funzionava tutto bene perché se il signor A non poteva ripagare ripagavano B C e D per lui quella volta e poi in, uh, in futuro lui avrebbe contribuito a ripagare quando il signor B non poteva ripagare. Poi a un certo punto arriva sempre il furbo che non ci sono solo in Italia, <ride> ma dappertutto. E dice che succede se noi quando arriva il credit officer a ritirare gli interessi gli diciamo che nessuno di noi può pagare questa volta e quindi così funzionò si sparse a macchia d'olio e nessuno restituiva più niente noi non abbiamo mai fatto prestiti di gruppo mai ecco quindi questa è già la prima cosa che ci distinse soprattutto poi osservavamo da vicino il comportamento delle persone che ricevevano ricevevano il prestito, ma erano piccoli prestiti, erano mille dollari in media, mille dollari a persona e avevamo dei tassi di restituzione molto alti, 99,8%. <ride> Nessuno ci credeva, tanto che alla fine uno degli esperimenti che feci in Bosnia in Bosnia c'erano tante istituzioni che facevano microfinanza, molte delle quali non erano commerciali, quindi erano caritatevoli, i soldi venivano elargiti a Tizio Caio Sempronio senza controlli e, e si perdevano per strada, per cui l'iniziale dotazione non, non veniva poi riciclata con prestiti successivi ed altri. E, e quindi c'era una situazione di concorrenza molto forte, sia tra le banche che avevano le nostre linee di credito, avevamo creato una banca di microfinanza autonoma eccetera per un mercato che era quello cioè non si ingrandiva anzi si riduceva perché poi col passare del tempo uh, chi prendeva i prestiti diventava sempre più ricco quindi entrava in un'altra fascia di eh, banking diciamo banking target e quindi mi ricordo che andai a vedere eh, queste banche e dissi: voi avete un problema. Tra un po' di tempo non avrete più avrete una quota molto ridotta per ciascuno e starete lì a litigarvi, dovrete litigare sui margini eh, e non, non sarà più un'attività così profittevole come ora. Perché non pensate di allargare la vostra clientela? Ah no, ma così abbiamo il tasso di restituzione al 99,8%. E io ho detto ma perché non proviamo a prendere un po' più di rischio e non sapevano come fare. E allora andai a parlare con i loan officers, che erano quelle persone che andavano nei mercati, si mettevano col banchetto e un computerino piccolo e avevano il software che li aiutava a decidere se sì o no a una richiesta di prestito. Quindi il signore col banco di frutta e verdura aveva bisogno, che ne so, di liquidità per comprare altre cose, altri prodotti o gli serviva un magazzino più grande quindi venivano a chiedere e sulla base dei cash, flow, dei cash flow presentati da queste persone. Il loan officer di solito diceva sì o no. A un certo punto io dissi: Senti, ma andate mai a letto la sera pensando mm, a quello lì? Avrei dovuto dire sì, e invece ho detto no perché il computer mi ha detto no. E mi dissero sì. Sì, succede. Ok, quante volte al mese succede? E Ne fuori che 3-4 volte al mese per ogni loan officer. Allora facciamo un esperimento su questi facciamo conto quattro. Due avrebbero due a caso avrebbero ricevuto il prestito e altri due no, con la promessa che forse l'avrebbero ricevuto in futuro. E poi si analizzava il comportamento nei Mesi negli anni successivi per vedere se queste persone erano credit worthy che insomma avrebbero ripagato o no e venne fuori che un bel esperimento un bel esperimento perché eh, questi riuscirono ad ampliare la, la loro fetta di mercato prendendo leggermente più rischio quindi era una, diciamo, una cosa che ha beneficiato tutti quanti: i donatori che ci hanno dato i soldi per fare questo esperimento, che volevano maggiori risultati per ridurre la povertà, le banche perché hanno preso una quota di mercato maggiore e i loan officers perché potevano dormire meglio la notte. Se, se pensiamo a, a quello che abbiamo visto in Italia tra banche saltate e soldi atti mare ci prende male guarda io ti ringrazio se hai voglia mi farebbe molto piacere di averti in prossime puntate quando sei più comodo con calma senza che ti faccio gli agguati mentre sei dall'altra parte del mondo quindi eh, invito tutti quelli che guardano i nostri video a ricordare che i canali di liberi eh, oltre illusioni sono tre oltre al canale principale c'è anche agora per le scienze umane per eh, diciamo comunque le discipline umanistiche e STEM e le discipline scientifiche l'impero oltre le illusioni è un'associazione alla quale potete contribuire faccio un grande ringraziamento a tutto lo staff che non vedete che è il team che rende possibile la trasmissione di, di questi video il montaggio i lanci social e, e quindi insomma tutte queste cose per qua diritto ringrazio ancora Francesca Cassano che spero di avere nei prossimi episodi e vi do appuntamento a, alla prossima volta grazie Francesca buona serata Obrigada a